Buongiorno, oggi siamo qui per una nuova videoguida. Praticamente oggi vi illustrerò la mia attrezzatura che utilizzo per fare i miei video. Video che sono esclusivamente di tre tipi, ovvero video allo stadio, video su coltelli e video su basi militari. Iniziamo con la cosa più semplice, lo stadio. Ovviamente allo stadio, andando anche in curva e non avendo un accredito per giornalisti, non posso portarmi una fotocamera o comunque non mi fido a farlo. Quindi per lo stadio io utilizzo questo. Questo è il mio telefonino. È un telefonino di ultima generazione che fa video in 4K. Quindi facendo video in 4K e di ottima qualità, come potrete anche vedere sul mio canale, con questo io me la cavo e risolvo ogni problema per quanto riguarda i video allo stadio. Per quanto riguarda i coltelli, invece, iniziamo ad usare la fotocamera digitale. Ho una compatta di fascia media che ho comprato lo scorso anno. Adesso ve la faccio vedere, la estraggo dalla custodia ed eccola qui. È una Canon. La PowerShot SX740KS. Qui la potete vedere. È una compatta che comunque pesa 350 grammi, non è proprio piccolissima. Lo schermo si può girare. Ha veramente tantissime funzioni, un manuale di 200 pagine e soprattutto uno zoom 40x che comunque io non utilizzo molto nei miei video, se non alcune volte lo posso utilizzare nelle basi militari. Ma per i coltelli, praticamente questa macchina fotografica, una volta che è in funzione, viene montata su questo piccolo piedistallo. Questo treppiede, che vi faccio vedere adesso, lo monto su questo treppiede e da qui faccio i miei video, sempre in formato 4K ovviamente, perché questa fotocamera digitale mi sono informato, ho letto tutti i test che ci sono in internet e praticamente questa fotocamera digitale come qualità video è una delle migliori, se non la migliore per il suo prezzo. Invece, per quanto riguarda le foto, comunque se la cava, nelle foto non è la migliore, ma nei video sicuramente sì, è veramente professionale. Anche per il costo che ha ovviamente, perché parliamo di una compatta di fascia media, siamo intorno ai 400 euro. Infine, i video, quelli nelle basi militari. Ecco, nei video delle basi militari la macchina fotografica ovviamente resta sempre la stessa, ma utilizzo questo apparecchio. All'inizio pensavo di comprarmi uno stabilizzatore, ma poi ho visto che la macchina fotografica che ho acquistato ha uno stabilizzatore di immagine potentissimo, anche se mi muovo, comunque l'immagine non vibra come la fotocamera vecchia. Quindi ho pensato di prendere questa impugnatura. Si trova anche nei siti cinesi, oltre che su Amazon. Si impugna così, si monta la fotocamera qui sopra e praticamente io vado in giro così per le basi militari, girandomi da una parte e dall'altra. Il costo di questa cosa è ridicolo a dir poco perché siamo sotto i 15 euro ed è di una comodità unica. Alla fine ho fatto un azzardo perché non conoscevo nessuno che ce l'aveva, ma una volta provato ora io non riesco più a starne senza. Veramente comodissimo. Ovviamente tutta questa attrezzatura l'ho messa in una custodia morbida, che è la cosa migliore, e poi infilo tutto nel mio fedele zaino. Ma per i video nelle basi militari, pian pianino ho scoperto che mi mancava dell'attrezzatura che quindi ho integrato col tempo. Cosa ho integrato? Ho integrato questi guanti. Anche questi vengono da Amazon, sono guanti di tipo militare praticamente. Vedete, hanno le nocche rinforzate, sono antitaglio e in più, cosa fondamentale per fare i video, hanno le dita, in particolare indice e pollice, che si possono utilizzare sul cellulare. Mentre i guanti normali sapete tutti che se schiacciate sul cellulare o volete scorrere sullo schermo è impossibile. Quindi questi sono fatti apposta, quindi oltre ad essere a scopo militare hanno anche questa funzione. Con lo strap sono comodissimi anche questi, non ho ancora avuto modo di utilizzarli, però nel momento in cui ne avrò l'occasione, probabilmente nei prossimi giorni, perché dovrei andare in alcune basi, alcuni bunker, ecco, questi guanti mi torneranno sicuramente utili, comunque sono sempre da portare via.
perché mi è capitato di averne bisogno e non averli. Anche questi hanno un costo molto limitato, li ho trovati su Amazon. Infine, ultima cosa, di cui ho fatto la prova qualche giorno fa, la pila. Questa è una Nitecore P10iX, 4000 lumen. Facciamo un attimo buio. Ecco, potete vedere, questa è 3000 lumen. Se metto 4000 non mi vedete più, probabilmente esplode tutto, perché in una stanza così piccola davanti alla webcam è meglio non farlo. Piccolissima, come potete vedere, è poco più grossa di un sigaro, 100 grammi di peso. In Italia si trova intorno ai 110-120 euro. Si ricarica col cavo USB tipo C, la batteria è inclusa, tutto incluso. Ragazzi, questo è stato un grande acquisto. La mia prima e forse anche l'ultima, perché penso che lo userò per parecchio tempo. Adesso invece l'ultima, veramente l'ultima cosa che mi stavo dimenticando. Il cavalletto. Io mi sono attrezzato anche di un cavalletto grande. Quelli da fotografo. Ovviamente non ho preso un cavalletto professionale, perché per quello che lo uso io è assurdo spendere 200-300 euro di un cavalletto professionale. Questo è un cavalletto normale, comunque, costa intorno ai 40 euro, regolabile in tutte le altezze, con tutti gli snodi possibili e immaginabili, è veramente molto comodo e può essere un'aggiunta per fare dei video sia per quanto riguarda i coltelli sia per quanto riguarda le basi militari eventualmente. E così, spero che questo mio tutorial vi sia piaciuto. Ripeto, qualcuno mi ha chiesto, mi ha contattato, cosa usi, cosa utilizzi, che macchina hai, che fotografo hai, che cellulare hai, che attrezzatura fotografica hai. Quindi io di conseguenza ho fatto questo video e vi ho indicato tutto il materiale che può servire se volete intraprendere magari l'attività di andare a esplorare basi militari, che molti mi hanno chiesto e molti vengono anche con me ultimamente, ma anche per fare i coltelli, perché per fare i video sui coltelli, almeno la collezione come li faccio io, diciamo che siamo veramente pochi in Italia a fare questi tipi di video, se non i coltellinai. Come collezionista forse sono l'unico o tra i pochi. E così vi saluto, spero che vi sia piaciuto questo video. Vi ripeto come sempre, se potete mettere mi piace al mio video, ma anche al mio canale YouTube, e quindi diventare follower per darmi una mano per crescere. Grazie a tutti e buona giornata.